Allora, mi sono svegliata. Ti voglio fare un pancake. Così sono le 8:30, anzi quasi le 9, voglio fare un pancake. A caso. Mi sono addormentata con lo scaldino del letto acceso. Mi sono svegliata la notte, che ero bollente, dettagli. Perché mi sono sognata che un'altra persona aveva lo scaldino acceso e io le dovevo spiegare come si spegneva. Allora ho preso il mio scaldino ed era acceso, come ho detto. Sto facendo questa magica torta. La mia magica ricetta sta continuando. Ho messo la farina, le uova, la buccia di arancia, bla bla bla. E adesso vado avanti. Mi è spuntato di mettere lo yogurt bianco, magro bianco, aiuto. Prima che io non so, non sapevo se ne avevo. Per fortuna, Gesù, grazie, perché io se non ne mangio mai, mia mamma aveva comprato questi cosi. Però non sono magri, sono interi, cremosi. Ma ci si accontenta alla fine. Non mi sono spaventata perché ho detto ora devo buttare tutto perché non ho lo yogurt, oppure devo inventarmi qualcosa. La torta perde 40 minuti, quindi nei 40 minuti nulla, non so cosa farò, però mi bevo il caffè innanzitutto. Mentre aspetto, mi sono messa qua a fare la mia agendina delle cose che devo fare oggi, perché sì, lo sapete che sono un po' psicopatica. Teoricamente, visto che sono le 10 e 7, io l'ho messa nel forno alle 9:40, mancano 13 minuti, però io la vado a controllare adesso perché c'ho l'ansietta, no? Tipo che si bruci tutto e non è il caso. C'è un odore buonissimo. Volo altissimo, guarda. Tutto questo sono in bagno perché non volevo disturbare mia madre che sta parlando al telefono e nulla. La torta, come vedete, sembrava pronta. Poi ho messo tipo il bastoncino per vedere se rimaneva l'impasto attaccato e rimaneva l'impasto, quindi dovrà stare ancora questi 10 minuti. Ho l'ansia che si bruci perché praticamente di sopra è cotta, ma di dentro no. Quindi ho paura che si bruci. Poi vi insegno. Don't be shy. Ho messo un TikTok dove faccio vedere come faccio la torta. È tutto confusionario, non si capisce nulla, però la torta era buona, l'ho anche mangiata. Comunque mi sono messa a fare matematica e già sono le 12:25. Io oltre a questo ho fatto una cosa che si può anche catalogare come esperimento sociale. Ho mandato quella cosa là di dove c'è scritto mandatemi un video e fate pom 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 pom. Anche ad altre persone, tipo però più famose, tipo Iris, la Bianchi e bla bla bla. Vediamo se qualcuno risponde. Secondo me. Mi sono un po' sistemata, tanto perché appunto se no non mi piacevo. Cioè non mi piaceva registrare, a parte questa cosa. Non mi piaceva registrarmi, se ero tutta vestita in pigiama, eccetera, eccetera. Ho messo semplicemente una felpona di Simona, che è mia sorella. E nulla, adesso, visto che mi sono sistemata, volevo fare dei TikTok. Ho pubblicato un video e mi sono innervosita un sacco, perché ultimamente tutti questi social mi stanno facendo arrabbiare. Perché YouTube mi prendeva i commenti e me li toglieva, cioè senza senso, tipo me li disattivava a caso. Ma non una volta, tipo 10.000 volte l'ha fatto, io ero lì che li facevo, no? Commenti online, tipo che li rimettevo. Infatti mi avete scritto che provate a commentare e non riuscivate. Non riuscivate? Sì. Adesso sembra che sia tutto ok, sembra. Se stare luci dietro, ma stavo vedendo appunto dei TikTok. Li ho fatti, mi sono piaciuti. Cioè, mi diverto un sacco a farli. Cioè, nel senso, quando la gente mi dice: ma perché fai TikTok? Ma perché? Perché lo fai? Perché lo fai? Perché fa. È proprio far ridere. Far ridere. Stavo dicendo, e poi tipo ci vuole anche impegno perché in base a che pop, tipo le cose che fai ci vuole impegno, quindi sì, mi piace un sacco. Quindi persone che me lo chiedete, non chiedetemelo più perché niente, come tu fai quello che vuoi fare nella tua vita, io faccio questo. Non adesso mi metto a studiare fisica e poi voglio fare una figata con i pisla. Avete presente che sono i pisla? No? Dopo ve lo mostro, voglio fare il logo tipo di TikTok, di YouTube, di qualcos'altro con i pisla. Io ho i pisla da una vita, però non li so più e li voglio fare con i pisla. Se mi riesce una figata. C'è mia madre che si è messa a urlare per casa. Coffee break! Abbiamo fatto il caffè con la macchinetta. Perché di solito lo facciamo con la cosa, con la macchinetta. Però questa volta l'hanno fatto con la caffettiera. Quindi è gasatissimo. Quindi lo vado a prendere perché è troppo gasato. Ma quanto sono belle. Tipo la cosa più bella che io abbia mai comprato, penso. Comunque, il problema di bere il coffee della caffettiera e non della macchinetta è che non fa. A parte che non fa la schiumina, quello che mi sta qui sopra, quella buona, non c'è. E poi è più lento, tipo sembra acqua. Non ci sono più abituata a bere questa, in realtà penso di non esserci stata mai abituata. Ma però è buono. Anche perché ci ho messo 66 cucchiaini di zucchero, quindi sa di zucchero. Ho esagerato.
Ok, ho deciso che inizio la cosa con i pisla. Cosa sono i pisla? Sono questi cosi magnifici. Se andate su TikTok forse li vedete meglio. Perché forse quando vedrete questo video avrò già pubblicato un TikTok. E voglio fare con questa schiena. Perché c'è questa cosa, no? Cioè, questi cosi si mettono qua, fai una forma bella, ci sono varie cose, vari posti dove poterli mettere. Poi lo passi col ferro a stiro in modo che si fissa tutto. Ovviamente prima metti la carta forno sopra perché altrimenti si appiccicano tutte cose. Soltanto che con queste unghie mi viene difficilissimo e voglio impazzire perché, cioè, capite? Devo andare a centrare il buchino con queste qua che è difficilissimo. Ora vedo se prendo la macchina fotografica mentre faccio un video così a caso. Cioè, nel senso che registra solo qua. Questa è la situazione. Rido troppo. Non, cioè, probabilmente non ci farò mai nulla con questo video. Sarà solo una soddisfazione personale. Allora, avete visto, forse no, non lo so cosa ho fatto. Un fallimento totale come me. Comunque, questa cosa che doveva essere il simbolo di YouTube che è uscita sta cosa. Che bruttissimo! Vi prego, ditemi se è un po' cesso, cioè un po' sì, cesso mio, però è bruttino. E poi ho fatto la A perché voglio fare tutta scritta About Gaia. Ditemi se vi piace come idea e in caso la metto non so dove. Però sì, era un sacco che non facevo sti cosi e sti cosi fanno salire il nervosismo, però allo stesso tempo calmano. Ho smesso di giocare, adesso mi devo, cioè vado a cenare e poi mi sistemo perché praticamente una delle... Stavo dicendo, prima che mi finisse la memoria, che nulla, adesso io mi sistemo perché una delle mie migliori amiche fa 18 anni a mezzanotte, quindi andiamo a casa sua, stiamo un po' insieme perché per quella bellissima malattia non ha potuto festeggiare in questo momento, quindi aspetterà dei momenti migliori per festeggiarci, per fare la festa, quindi oggi andiamo a vedere un film a casa sua, gli amici più stretti, e poi a mezzanotte invece lei brinda. In tutto questo voi magari state pensando che io non sto facendo nulla, ma sto sistemando il tutto nella mia stanza, tipo tutto, non so perché mi è preso lo spirito e ho detto no, devo sistemare tutto, ho stanza organizzata, vita organizzata. Come no? Comunque davvero, se voi sistemate attorno a voi vi si sistema pure un pochino la testa. Comunque abbiamo ordinato le pizze. So che su TikTok vi ho detto che a me non piace la pizza ed è vero. Cioè, ed è vero. Non mi linciate, ognuno ha i suoi gusti. Cioè, se io prendo la pizza dopo una fettina sono sazia, c'è problemi a montare, non ne voglio, ciao. Infatti mi sono fatta prendere pasta e mozzarella. Poi metto la foto se riesco. Lo so, sono strana, però mi piace un sacco la pasta. Un sacchissimo. Queste sono solo alcune delle cose che sto buttando. Vabbè, queste qua sono finite e comunque ce l'ho da 2 anni, quindi perché non sono finite, non sono più buone. Questo è finito, questi qua sono finiti, questi qua fa schifo. Perché l'avevo preso tipo in un sito bruttissimo, fa schifo. Questo qua è finito, questo è finito, questo è finito. Questi qua sono solo scatoli, quindi non sto buttando proprio cose. Questo qua ce l'ho da quando avevo 9 anni, non l'ho mai, cioè lo usavo per giocare da piccola, non so perché lo conservavo ancora. C'è ancora casino nella mia stanza, però più la riordino, più mi vengono in mente di cose, cioè in mente cose da fare. Tipo, ho deciso perché l'ho visto un sacco di ragazze su TikTok, ragazze, che hanno dipinto dei fiori o un qualcosa nel loro specchio. Spero di calmi. Nel loro specchio voglio farlo anch'io perché sarebbe un'idea troppo carina. Come vi ho detto, sono rimasta vestita così. Ho messo gli anfibi, i jeans neri.
che non metto quasi mai perché io odio le cose che mi stanno aderenti, ma non perché non mi piace il mio corpo, ma perché mi stanno scomode, capito? Perché io sto benissimo con il mio corpo, I love you my body, bla bla bla, però sono scomoda, io preferisco stare con la tuta che sono comoda almeno. Però detta, io sto andando da questa mia amica. Sono appena tornata.